L'Università di Bologna e il suo rettore hanno le mani sporche di sangue, tanto che quando a novembre gli è stato chiesto di pronunciarsi per un semplice cessato il fuoco a Gaza, si sono rifiutati di farlo, adducendo un'assurda pretesa di neutralità. La barzelletta raccontata da Molari è stata che l'Unibo, un ente troppo piccolo per avere influenza, e che bisognava limitarsi a... Gli accordi si rispettano. Fuori. Gli accordi, quelli con lo Stato di Israele. Via. Gli accordi con lo Basta. Stato di Basta, adesso uscire. Dobbiamo ricordare che il colpevole di un genocidio non è solo chi materialmente lo compie, ma anche tutti coloro che contribuiscono a dotarsi di mezzi necessari per farlo, sia materialmente che tramite la ricerca. Chiediamo che questo Senato si esprima nella direzione del boicottaggio accademico. Siamo ora nell'aula magna principale del rettorato, appunto per rivendicare quella che è stata l'occupazione di ieri sera. Pensiamo sia inaccettabile appunto che la nostra università abbia ancora accordi con Israele sostenuti dalla rettrice Polimeni, che continua a ignorare i suoi studenti, oppure nel momento in cui si mobilitano a servirsi della repressione. L'interruzione, la rescissione di accordi, bandi di collaborazione è importante politicamente perché recide una posizione di collaborazionismo assoluto che le università in questo momento stanno intrattenendo. Il sapere in questo momento è posizionato, ma è posizionato con il genocidio in atto ed è posizionato su una linea di obbedienza tramite accordi economici ben fissati. Non fanno entrare i giornalisti all'interno dell'ufficio del rettorato, che in questo momento è occupato, quindi i ragazzi stanno decidendo se fare comunque la conferenza stampa all'interno o uscire. Sono mesi che ci mobilitiamo contro la filiera bellica in università e contro gli accordi di collaborazione con le università israeliane, che sono complici di un massacro. Sono mesi che riceviamo porte in faccia dal nostro Ateneo. Chiediamo immediatamente che la Sapienza rescinda gli accordi con aziende belliche e università israeliane, complici del genocidio in corso. Prima di guerra è dire che chi manifesta è un criminale, è un esterno, un infiltrato, un agitatore, il nemico interno che vogliono toglierci con questo clima di guerra, perché quando si va in guerra tutto il popolo deve essere riunificato e azzittito. Noi questo non glielo permetteremo e siamo studenti come tutti gli altri, siamo la maggioranza degli studenti che oggi si schiera al fianco del popolo palestinese. Free Palestine! Free Palestine!